Credo di essere pronto, ma non ne sono sicuro. Lo scopriremo assieme. Concentriamoci. Preparatevi a un gameplay pessimo su questo videogioco, ma ci proviamo a portare a casa più vittorie possibili. Io voglio, prima di cominciare, volevo dirvi, voglio arrivare a 11, argento 1, questo è il mio obiettivo, per rifare la Weekend League la prossima settimana o insomma una cosa del genere. Wow, grandi amici di YouTube, ben ritrovati qui su Dai Sisi, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come state vedendo per la prima volta del canale, bene sì, e proprio per questo mi aspetto un grande supporto da parte vostra. Siamo qui con gli highlights della mia primissima Weekend League. Primo video, prima Weekend League. Vedete voi se spaccare quel tasto di mi piace. Come avete sentito dall'intro, il mio obiettivo era fare argento 1. L'ho superato, come vedrete nel video, qui sono le vittorie della live dello scorso sabato su Twitch. Vi avviso già che domenica sera, questa settimana, sarò in live su Twitch. So che c'è Zano, so che ci sono altre persone, lo so, però se qualcuno fa piacere venire, sono in live su Twitch per giocare il mio di Food Champions. Non so quante partite giocherò, non so a che punto sarò, vediamo come va, lo prendo senza grossi impegni, spero perlomeno di rifare appunto Argento 1 per riqualificarmi anche per la settimana dopo, perché comunque si prendono bei premi, ci sono i pacchetti da aprire e si manda avanti un po' FIFA senza dover spendere doversi spendere dei soldi. Fatto sta che questa settimana sono arrivato oro 1 con, sì, oro 1, ciao magari, che cazzo sto a dire, oro 3 con anche 5 partite rimanenti che non ho giocato per appunto mancanza di tempo e un pelino, a dire la verità, anche di voglia dopo aver raggiunto ampiamente il mio obiettivo. Quindi forse avrei potuto fare oro 2, ma perlomeno potevo prendermi qualche credito e qualche punto in più che non mi sono preso, ma amen. Adesso stanno andando sotto gli highlight che non ho potuto della stream, che non ho potuto prendere e mettervi perché per un po' di lag, per un po' di bassa qualità e così non riesco a estrapolarvi in maniera decente, ma li ho dovuti tagliuzzare senza me che parlo e io vi sto parlando sopra. Quindi concentratevi pure sulle immagini, non che siano di chissà quale qualità, ma vi racconto un po' come sono andate le partite. Devo dire che per essere la prima Weekend League mi aspettavo di peggio, cioè pensavo di perdere malamente gran parte delle partite, invece anche quelle che ho perso, ho preso un paio di scoppole, 4-5-0, 4-1, 5-1, ma giusto su 25 partite, 3-4 partite sono andate così. Tutte le altre, anche quelle che ho perso, tutto sommato me la sono giocata fino all'ultimo, anzi tante volte l'ho presa nel buco della serratura della porta che è qui accanto a me, giusto proprio all'ultimo minuto. Come ho anche vinto partite all'ultimo minuto, state vedendo, con dei gol abbastanza a caso, script, non script, kick-off glitch, cose strane, parenti che mi chiamano e devo andarmene, faccio prendere gol, cioè bestemmie, non avete capito il disagio che c'era in live l'altra sera, quindi proprio per questo il link in descrizione se volete vedermi a vedere questa domenica. E niente, sono contento di come è andata, perché nonostante la squadra la state vedendo in campo, è una Serie A molto basic, senza if, senza carte strambe, tutte le carte base, ho giocato le mie partite con il Papu, che è una mezza siega, ma porazzo, a me lì a centrocampo funziona. Adesso aspetto i vostri consigli per la prossima Weekend League, la cambierò sicuramente in qualcosina, cercherò di migliorarla, prendere qualche if, cambiare magari modulo, qualcosa del genere per essere più prestante. Alla fin fine vedo da quello che c'è in giro su YouTube e su Twitch che, ok, sei bravo e fai punti vittorie in più e becchi crediti in più e scelte in più, ma vedo che più di tanto poi se fai argento oro sculi forse di più di quelli che fanno fuori classe, per dirne una. Quindi in realtà tutto sommato a me andrebbe bene anche rimanere sempre qui. Ho fatto lo stesso risultato che fanno tante altre persone che fanno video spendendoci 100 euro al giorno su FIFA. Io non ho speso un soldo e sono allo stesso punto. Fate voi i nomi, ma a me me ne viene in mente solo uno. Giusto per fare un esempio, ma non stiamo qua a parlare degli altri. Dopo questi live però non abbandonate il video, perché come c'era scritto nel titolo andiamo anche ad aprire i reward delle Division Rivals e del Food Champions, della Weekend League, mi veniva la parola, che ho aperto tra l'altro anche questi su Twitch ieri in live e vi riporto qui le clip o comunque la registrazione, quello che riesco a tirar fuori, altrimenti se fanno cagare li ricommenterò oppure vi tengo la reaction originale, non lo so perché al momento non li ho ancora aperti, sono parecchio teso, ci sono bei giocatori anche per la mia Serie A abbastanza umile e
povera disgraziata. Ho avuto, non so se ho avuto fortuna o no, lo scopriremo la prossima settimana. Non ho trovato gente con squadroni assurdi tipo Icon, tipo Ronaldo, Messi e altri 10 fenomeni. Ho trovato giusto una volta Ronaldo, una volta Messi, una volta Neymar. E boh. Quindi vedremo se questa settimana si ripeterà questo miracolo oppure no. Devo dire che mi pensavo più scarso, su questo non ci sono dubbi e sono contento di come sia andata, anche se l'ho ripetuto già tre volte. E niente ragazzi, allora vi lascio la fine dei, replay, vi ripeto di lasciare un mi piace, seguitemi su Twitch, seguitemi su Instagram che vi avviso anche delle varie cose. Consigliatemi magari, ecco questo sarebbe importante prima che mi dimentico, consigliatemi qualche upgrade alla rosa che potrei fare di una Serie A, ovviamente non Cristiano Ronaldo perché non posso permetterlo, ma magari qualche ifettino buggato, anche qualche super sub in cui ho Martial, che è quello normale che fa un po' schifo, insomma consigliatemi qualcosa perché non sono abbastanza esperto da prendere queste decisioni importanti da solo. Fatemi sapere la vostra. Ho provato Belotti, non mi è piaciuto tanto per la cronaca durante proprio la Weekend League la scorsa settimana. Dicevo, via con le clip del, dell'apertura ai pacchi e anche se li avrò già aperti, speriamo di sculare o almeno di prendere qualcuno della Serie A, anche se non prendo Salah e Kanté, che ovviamente sono imprendibili e al momento non me ne farei neanche niente di così incredibile, perché non ho i soldi per farmi la squadra accanto. Però chi se ne frega, speriamo di sculare lo stesso. Buona visione raga, e le partite sono state veramente al cardiopalma, mi sono piaciute un sacco e credo vi siate divertiti anche voi. High rewards. Abbiamo i rewards. Ma i miei due premi della Weekend League sono questi due. Kanté e Salah. Dai. Che tensione. Che tensione. I miei primi rewards di sempre questi, eh. I miei primi rewards di sempre. Dai. Dai. Vabbè, dai, oh. Zapata ci assomiglia un po' a Kanté. Ok. Dai, prendiamo Delaney, dai, ci sto. Non mi posso lamentare troppo. Oddio, in realtà sì. Secondo pick. Beh, sinceramente... Sinceramente non mi lamento, diciamo così. Ci sta, Gigio. Viece. Bello, mi piace. Non mi lamento, dai. Non mi lamento, sono abbastanza contento. Allora, adesso vediamo i pacchetti. So che Mata era buono, però, sempre per il discorso di avendo una Serie A, mi torna più utile Donnarumma If, che mi sembra una bel bug di carta. Lo guardiamo in faccia, così, senza paura. Non è walkout. Non è bandiera. Mamma mia, Belotti, mamma mia. Vabbè, ce l'ho già. Belotti, vabbè. Guarda forme fisiche che mi servono per il Food Champions qua, però guarda. Io da poveraccio, le forme fisiche sono più contento di tutto. ma almeno le lavagne. Marlos è quello che usa Aaron nei FIFA obiettivi. Non ha 5 stelle di skill questo mongoloide qua. Infatti vedi che me li ricordo pure. Qua Icon garantita. Easy. Walkout. Ma beh, però, comunque. Però, comunque. 360. 720. Non ha finito il giro. Workout easy. Ma vaffanculo, va. Vabbè. Vabbè, dai, 10k di scarto. Ti è. Chi è sto mongoloide? Farfan nel 2018, quasi 19. Vabbè, dai, oh. Certo che manco un workout. Considerando che ho trovato Donnarumma e che quindi posso vendermi
Handanovic, io sinceramente vado per i pacchetti, così mi prendo le forme fisiche, magari mi trovo pure un giocatore decente, si sa mai che c'ho la botta di culo. Quale apro prima? Boh, ora premo Max, dai, che sono due. Zanotifo, esatto, vabbè, niente, workout, che te lo dico, almeno le bandiere, manco le bandiere, chi è? Batshuayi. Easy, magari vale pure qualcosa lui. Tu vali qualcosa? Forse vale qualcosa. Oh, è un workoutino, è dammelo, manco bandiera, ma chi è? Ma cos'è sta bandiera? Ma bellanda, ma dai. Ultimo pacco, signori, del video e della stream, per chi c'era in stream. Pacchetto Mega, che da quello che ho capito fanno abbastanza schifo, ma noi lo apriamo proprio così, per puro sfizio. Potrei non guardarlo, ma voglio guardarlo. Kagawa. Oh, mamma mia, che sbratto sti pacchi. Meno male che ho trovato Donnarumma, guarda. Meno male almeno lui. Questa al momento sarebbe la nostra squadra. Adesso andiamo a fare qualche cambio per giocare la Weekend League. Comunque, ragazzi, saluto quelli del video, visto che stream continuiamo ancora un po' a farci la squadra. E spero vi sia piaciuto. Vedrete tutti assieme domani, anche voi della stream, gli highlights della Weekend League. E ci vediamo domani con un nuovo video.